sono perso. Beh, un sistema. Mi sono perso il Chuck Stam, non è facile. Attenzione, MacBotto contro Stefano, questa è una sfida che abbiamo già visto molte volte. Eh sì, è che è meritata, morto di Stefano. Morto di Stefano. Attenzione, Stefano non è un portato. Il tre piedi che subito. Mi sa che fuori Stefano. Fuori Stefano. Eh sì, fuori Stefano. No! L'altrone, l'agilità qua lo aiuta. Ha preso il giro qui Stefano. Attenzione, ma mi ricordo, dice, alla seconda botta ti butto fuori. Eh sì, fuori Stefano qua ha giocato un po' troppo, eh. Sì, ma poi sempre caso un po' di giassi, sapete? Tre con suplex di Nicholson, che sta un po'. Secondo me Nicholson l'unico problema è che vuole sempre dare grande spettacolo con le sue manovre. E qui forse è un po' un errore, eh? Vediamo se prendi un certo quasi lo fa. Aia, forse è caduto male. Però devo fare faccia pure. Eh sì, bella. Dopo un mese che c'aveva. Per fortuna. Guarda fuori, McMorton! Questo è un grande, grande sorpresa, sorpresa. Eliminazione appena entrato. Mentre Leonard ha subito un doppio Russian sweep per mano di Nicholson in varia. Ma questa Leonard è varia, adesso è fuori. Leonard è fuori, varia lo può buttare, ma Nicholson no. Non può fare fuori varia. McMorton, se fossi McMorton butterei fuori varia. No. Se fossi McMorton butterei Leonard fuori. Varia ancora lì per essere eliminato, attenzione. Nicholson lo vede. Varia ci saluta, varia ci saluta. Potente, ora in 4 all'interno del ring. Solo c'è più tempo, forse si è doppio forse doppio McMorton butta fuori Leonard. McMorton ha buttato sia Edward che Leonard, incredibile. Mentre qui Nicholson devastante su varia una ginocchiata. E rimangono Nicholson e McMorton, due buoni nomi, buonissimi nomi. Entreremo. Varia da Nicholson e McMorton butta fuori. È entrato Rem intanto. Nick Chokeslam. Numero 19 in attesa, numero 18 Rem. Buon numero, l'anno scorso mi sembra 24, non vorrei 27, non vorrei sbagliare. Sì, 15 mezioni, 18 entrate e 3 su ring, sì, i conti tornano. Eh sì. Nicholson, Fireman Carey, ai danni di un Remo che non è iniziato bene. La sua Ray Rumble per il kick a vuoto, a parte di McMorton, che si sta stancando mentre Nicholson qui. Sta dando prova di essere un esempio per tutti. Belli più belli. Sto dando un po' di dati. Per adesso sembra che grandi nomi. Quello con più eliminazioni, che ha fatto più eliminazioni al momento è McMorton. Cosa 3. Poi vabbè, seguono i vari MBD, Leonard. Attenzione, Alexander. Ma com'è possibile? Ma gli ha dato un'altra chance. Andrea mi sta venendo il dubbio. Se fosse Alexander a fare tutto questo casino con Victor. Perché se lui, d'altronde se Victor però non è il numero 30, quindi. Però ricordiamo che anche Formaggio ha tirato un po' i pantaloni Alexander dopo lo schieramento di prima. Potrebbe essere il general manager che ha dato un'altra possibilità. Sì, però insomma non credo che tutto. E poi Victor che l'ha colpito. Quello è un altro problema, forse destra. Non so, secondo me neanche Victor se ne sarà. Tra l'altro enorme, colossale nome nel. Nella lista delle entrate. Povero McMorton adesso è immerso tra le montagne. Ma qui Remo non ha trovato Bernie per sua fortuna. È già Bernie il mio. E lui ancora non si sconta. Bernie il mio lo sento il mio Bernie. Veramente Nicholson butta fuori Remo. Attenzione, come l'anno scorso. Non come l'anno scorso. Remo stavolta si libera. Nicholson è rimasto lo scorso. Pensare un po'. Godzilla è lui. È Frank il Godzilla, scusate appunto. Stavo pensando a Big Mike. Chiedo scusa, chiedo perdono. Detto sanguina Remo. E tra l'altro non vedeva un sangue. Remo qui sembra essersi infortunato. Ma io non capisco, Nicholson la seconda volta che aiuta Alexander. Alexander che non lo aiuta invece. Anzi, ne prego. Andrea, come ci si sente ad aver perso un match titolato e andare alla Royal Rumble? Lo so, penso gratificati, è come se qualcuno apprezzasse per sforzi comunque, no? Eh sì, però insomma ha perso un match per un titolo
insomma assicurato, vai a WrestleMania, ma non è sicuro che vinci se vinci la Rumble. Se vinci la Rumble non c'è niente. Non sempre. Nichols è fuori! Nichols è fuori, con che sia di Frank e di Remo. Guarda Nichols, non si dispera. D'altronde era la grande chance, ha sprecato una ghiottissima occasione. Alexander è lì. Raimond numero nero 21. Sono quasi arrivati alla fine. E mancano ancora Six, David Johnson. Poi chi manca? FMO. L'ultimo pad? FMO. FMO. Six, David. Thor. SL. SL è incredibile. Dove si vince SL? Poi sarebbe incredibile. Fini? Fili, Sean Fili, che sarebbe il protagonista, un ritorno a WrestleMania nel main event. Remo un bomb intanto, su Alexander, è finita, qui per Alexander. Draymond qui se la prende con colui che ha meno esperienza, il Frank. E fa bene Draymond, guarda McMorton però, la mano è già sentita, 5 posizioni. Ora, quello che butta un po' di ring dovrebbe essere... McMorton. Perché altri sono tutti gli ultimi entrati. Sì, Remo, Remo è fuori. Alexander butta Remo. E anche per Remo non lei ripete. La doppietta. Non può fare. Ma su no! Ma allora non è lui! Cioè, non capisco! È per favorito! Sì, ma allora. Scusa Andrea, allora non è lui che ha colpito Victor. Cioè, no, non c'entra nulla. Potrebbe essere che non c'entra nulla. Evidentemente l'ingresso di Victor è stato o Alexander o testa, che erano due che hanno una stabilità di problema. Eh sì. Povero Victor. Che sei più giù, non è una bocca. Eh sì, Body Slam su Alexander, McMorton. Ora è diventato anche a mezzo amico di Alexander per la faida, no? Con Mancio. Ma io ho ancora due SL Six, David Johnson, Johnson. Fili, Fili, poi no, però che due. Will Theobald, Will Theobald è un po' molto nuovo. È una bella sorpresa del game. Michael Bardo non sappiamo se c'è, quindi dovrebbe essere lui. Oh, poi Six. Ecco Six, ingresso numero 23, uno di voi. Veramente. Oddi manca! Oddi! E quindi la famiglia di FMO, oltre FMO, Oddi e anche lei. Attenzione FMO contro Raimann. Attenzione, anche Frank qui rischia! Frank rischia! E ci sono qui. Alexander e McMorton, butta un po' di Frank. I due amici ormai Alexander e McMorton, Da quando Alexander ha preso la giusta la retta via. E FMO qui rischia di buttare fuori Raimann. Attenzione. Beh, se è morto, però adesso se la prende con il suo amico Alexander. No, ci avevo creduto. Certo che se FMO dovesse buttare fuori Alexander e Raimann, beh, avrebbe la Rumble ai piedi. No, Raimann è fuori. FMO è stato gettato oltre la terza volta, anche se qui Raimann poteva fare qualcosa in più, secondo me. È come, diciamo, se questi promo influissero, no? Sulle prestazioni di Raimann e di Thor. Che hanno perso contro Mancio. Scusate, Raimann no. Ma Thor e Detta hanno perso contro Mancio. Non lo so che sta succedendo. 19 entrate. 19 uscite, 23 entrate, 4 su ring. 4 su ring e 9 importanti. 3 nomi importanti. Vabbè, Six. Quindi McGregor, diciamo tre nomi importanti per gli M6. McMorton potrebbe fare. Quanti da buttare fuori McMorton? Se non sbaglio 4 o 5. Contro è il migliore per 4 eliminati. Il migliore per essere. Leonard, Edward, mentre qui chiude il shock. E Six butta fuori Edward. David Johnson, i due compagni di coppia. Six, anche se singolarmente non è che si amano molto. Questi due Six e David Johnson, quindi infatti se ne danno l'esatta ragione. European Uppercut, sì. Che bella Royal Rumble. Ognuno per sé, David Johnson è imbattuto nei match singoli, però non nei match
a coppio, a coppio, comunque Zero e Rumble ovviamente la sua prima apparizione così come quella di Six. Altre Mike morto qui rischia di salutarci. Guarda il suplex di Alexander. Fuori Mike morto. No! Ma rischia qui Mike morto. Penso se Six dovesse. Ma sì! Ha giusto qui. Ha fatto una capillata. Anche se insomma, si prende forse una mezza. Si vince la sua attenzione. Mike morto! No. Butta fuori! E qui guarda! E allora manca figli, Oddi, SL e basta. No. E Thor. Chi sarà il numero 30? 25esimo per entrare Wiki e Bond. Un bello molto spettacolare. È veramente. Però in questo momento lo spettacolo si è fatto poco. Sì, Will, aia, Alexander si è messo di frutta Will. Per poi dopo, ma ti no, guarda Will, potrebbe salutarci subito, no? Resiste. Guarda le Smolton, morto l'agilità. Grande Roy Rumble da parte di Sound. Sì, sì, oh. Anche se qui penso sì, che sì, no, potrebbe. Adesso un bel genuno di Inter. No, oh mio Dio, solleva! Povero Mac morto, a casa. Poi Mac morto, povero Mac morto, mi dispiace, si dispera. Morto con ti sei fermato giusto? Eh sì, probabilmente Mac morto ne darà conto, questa eliminazione, mentre qui Six DDT! Anzi la sua Evolve from the Death, scusate, Death from the Bone, la morte dall'alto di Six, l'alto della morte, mi sono sbagliato, stavo pensando quanto era. Attenzione, guarda il mio tiro di mossa, un po' più non si vede nel corpo. Sì, ma guardate, FMO, è sempre lì, anche lo buttano fuori, mica lo buttano fuori. Alexander, quanto tempo è stato? Alexander dovrebbe essere quello che ho detto. No, 19. Alexander è il 19esimo. Alexander Spower deviato intanto da Six. Sono tutti i talimenti adesso, l'ultimo da David Johnson, Six. Beh, Alexander 19. Sì, sta resistendo egregiamente. Anche se qui FMO butta. Se fermo butta fuori Alexander sarebbe clamoroso. Alla vittoria il punto. No. Ma attenzione! Se Six potrebbe aiutare Alexander! Non aiuta! Cioè FMO è il migliore, penso, perché ha buttato Alexander, Rayman e Mike Morton. Insomma, tre nomi importanti. Che musica! Attenzione, chi è? Shot Finish! Shifiro! Shot Finish! La leggenda! Eh sì, chissà se potrà rivedere di nuovo il main event di WrestleMania. Sarebbe bello però andare in chat. Lo show, Shot Finish! Six è bravo sfidando! Alexander sta buttando da FMO, sì, vero? Mentre Six e David Johnson sono ancora sul ring. E anche Will Jewett, eh! Insomma, tre nomi inaspettati. C'è fuori fili? No, per entrare un po'. Six, David Johnson dovrebbe aiutarlo, infatti fili si libera facilmente. Top Six, oh mio Dio, se Six dovesse buttare fuori fili sarebbe clamoroso. È uscito che si metta qui. FMO se noi dovrebbe buttare fuori David Johnson. Quello potente. Attenzione. Vendemani. No, niente. Arriva ultimo, guarda. E butta fuori Six. Non ci credo. Ultimo, butta fuori Six. Si incastra con le gol. E Oddi. E la torre. Attenzione, la minaccia torre. Oh, fuori Six. Ci sei figli. Mancano ancora tre nomi. FMO fuori! Oh, Dio, me la so. David Johnson non l'avrà buttato fuori, dai, perché incredibile! C'era un attimo distratti a controllare le eliminazioni perché è tutto in diretta qua e quindi. Mamma mia, FMO fuori! David Johnson? Beh, sì, probabilmente sì perché. Ha messo le controlli in finale. Sì, ma penso sì perché se Six è. Perché aspetta, sono 23 eliminazioni. Manca Thor! Sì, sono 4 soli, sì. Manca. Ma come ancora tu?